Ben ritrovati a Da Tu per Tu, il nostro contenitore politico, il dibattito, insomma, che cerchiamo di portare in maniera davvero libera nel contesto quantomeno della provincia di Arezzo, ma a volte valichiamo anche i nostri confini. Lo facciamo sempre ovviamente con David Buonasera a Faltoni, tutti, eccolo qua, bentrovati. e state vedendo l'ospite di questa settimana che è Donato Caporali, consigliere comunale, consigliere provinciale, iscritto del PD. Grazie. L'ultima qualifica, ora Sì, vediamo vediamo, ma se direi, rimarrà, vediamo se per rimarrà quale. Direi tale o che se... comunque uno di sinistra, si può dire? Sì, Insomma, non ti si no, offende? no, assolutamente, anzi, Ah, ecco, ecco, quindi la insomma, parola sinistra la possiamo la usare possiamo usare, quindi senza essere poi finalmente abbiamo trovato smentiti. uno nel PD che è Che gli piace orgoglioso la parola d'essere di sinistra. sinistra. Mi sopportano, perché con i tempi che corrono. Allora, appunto, consigliere comunale, E anche eletto provinciale. di recente, no? Di nuovo eletto in consiglio, anche l'altra Sì, consigliatura, se non sbaglio, no? anche l'altra Eri volta. in consiglio. Allora, hai a che fare con la presidente Silvia Chiassai, quindi sei in forza di opposizione, che in consiglio provinciale è una novità. Sì, il Consiglio provinciale è una novità, però ci eravamo insomma già misurati con questo tipo di gestione che viene fatta da parte della cosa pubblica, da parte della destra, che non si instaura molto, non si collega molto con i canoni istituzionali che la figura di un presidente dovrebbe garantire. E in provincia, come faccio e facciamo in comune, cercheremo e sicuramente riusciremo, dato che comunque sia veniamo fuori da una lunga esperienza di governo, a trovare qualche cosa che possa riportare un po' sui temi concreti la Presidente, che invece è molto ideologica. Allora, i consiglieri sono, ci dicevi, 6 a 6, nel 6 a senso 6, 6 sì. di centrodestra, 6 di centrosinistra, quindi c'è insomma un equilibrio abbastanza netto, poi ovviamente c'è il voto del presidente, no? Che Esatto. sicuramente, ecco, porterà dalla sua quelle che sono insomma le decisioni della maggioranza. Il primo consiglio provinciale, com'è andata? Primo consiglio provinciale, al di là dei riti di insediamento, quello è una questione puramente formale, diciamo che è stato subito mostrato il volto di quella che è un po' questa maggioranza che si è instaurata nei vari comuni dell'Aretino, che ora ha preso anche la provincia, molto, ripeto, aggressiva, non istituzionale, che non ha rispetto tanto del regolamento e degli statuti, ma c'è stato subito un battibecco stamattina in Consiglio Provinciale su una questione di una votazione che ognuno è libero di esprimere come meglio crede, e la Presidente ha ritenuto bene subito di fare alcune reprimende e alcuni discorsi che non stavano molto nel suo ruolo. Senti, hai visto il servizio lanciato nei giorni scorsi da Pontepuriano sulla Presidente, cioè in cui il soggetto è la Presidente della provincia? L'hai Sì, visto? purtroppo l'ho visto, Quindi purtroppo. ti riferivi anche a questo? Certo, lei lì proprio dalla dimostrazione plastica, anche grazie attraverso il servizio, di non essere una donna delle istituzioni, e lì lo mostra tutti, ma non mi raccontano alcuni amici che sono all'opposizione, compagni a Montevarchi, mostra lo stesso volto, e così in provincia, solo che la differenza è che magari nelle istituzioni si vede, si percepisce, si vede meno da parte del pubblico. E per fortuna la stampa è riuscita a trovare questo e a mostrare quello che poi è il suo modo di rapportarsi con i cittadini, ma anche con appunto i mass media. Allora, io vedrei un pezzettino di questo servizio perché poi Donato Caporali ha preso spunto anche da questa notizia, insomma, per fare la sua prima interrogazione, se non sbaglio, in consiglio provinciale. La questione era quella di Pontepuriano, che noi conosciamo bene, caro Sì, noi. Faltoni, conosciamo bene. Però, insomma, la notizia c'è tutta perché verrà riaperto il 16 dicembre. Poi io vorrei capire, questo magari lo facciamo dopo che abbiamo visto il servizio, come può un ponte che è dichiarato pericoloso, perché ci sono problemi strutturali, diventare non pericoloso dopo neanche un mese. Comunque, detto questo, ci sarà un ingegnere che firmerà, ovviamente, e si prenderà le responsabilità del caso. Vediamo il servizio. Prima si considerava una ficaia, una cosa semplice, una radice normale. Invece non è così. Ha un apparato radicale talmente diffuso che sta creando dei problemi strutturali al ponte. Per cui bisogna intervenire. Bisogna intervenire
alto, bisogna scavare, e per cui c'è l'archeologo perché sta lì a guardare il selciato, se le pietre... No, ragazzi, ce l'ha detto la sovrintendenza, se, polemica, qui, se volete scavare... Se volete bene, scavare... chiaro, no, no, va bene, perché ognuno fa il suo lavoro. Allora, siccome lui è chiamato a spiegare in maniera tecnica la cosa, lei poi ci può ridere quanto gli pare. I fatti sono questi, mo si sceglie. Riunione infuocata a Ponte Buriano, frazione del comune di Arezzo, tra i cittadini e Silvia Chiassai, neopresidente della provincia. Il ponte romanico, che si trova lungo la Sette Ponti nel pieno della seconda fase di restauro, doveva essere riaperto, ma le sue condizioni non lo permettono ancora. Attimi di tensione anche con la stampa presente, nonostante ci fosse stato l'invito dell'ufficio stampa della provincia di Arezzo. No, allora, ma adesso... Ci ha chiamato l'ufficio stampa. Va bene, allora l'ufficio stampa verrà licenziato. Ora io sto parlando privatamente con un consigliere. Tra le problematiche da risolvere, una radice secolare di ficaia ritrovata al suo interno e un doppio selciato scoperto recentemente che non può essere danneggiato. L'infrastruttura è ad oggi considerata fondamentale per il collegamento tra Arezzo e il Valdarno, con una mole di veicoli anche pesanti che la attraversano di circa 15.000 al giorno. La notizia, alla fine, è la sua riapertura il prossimo 16 dicembre, ma non al traffico pesante. Poi, da luglio, un nuovo stop e la viabilità alternativa che devono percorrere soprattutto i residenti di Castiglionfibocchi e Capolona è il problema più impellente. Voglio che la provincia mi deve dare le strade sicure, in bravo, sicurezza. Bravo, va bene. Non come allora, fino ad ora, capito? Oh. Perché passare di qua si rischia la vita tutti i giorni. Perché se si trova una corriera dietro a un pullman, una persona che non è nemmeno tanto pratica, finisce in fossetta, si ammazza e si fa male. Dopo chi ce l'ha la coscienza? Anche la corriera, un pullman di ragazzi che vanno a scuola, che vola di sotto. Chi vola di sotto? Fa banchine e vola di sotto. Di chi era in quel ponticino? Che c'ha la deroga per passare. Dopo i padri di famiglia vengono a cercare chi? Il primo incontro che faccio sono venuta a Ponte Buriano e 2 settimane sono stata lì, va bene? Quindi sono venuta nella situazione peggiore. Aspetta un attimo, peggiore c'era, va bene, se no potevo evitare. Allora, detto questo, ho già chiesto un appuntamento in regione, io ho già parlato, così però bisogna parlarci per bene con la regione, probabilmente dovrò sentire anche il ministero. Perché? Perché la situazione qui di questo ponte, come diceva l'ingegnere, è una situazione di un ponte del 1200, non è mai stato fatto nulla. Questo intervento di 700.000 euro, che comunque è stato importante e che ci ha donato la regione perché non era tenuta a farlo, purtroppo non risolve il problema. Quindi noi bisogna pensare che il traffico pesante di qui non ci può passare e dobbiamo quindi trovare una soluzione definitiva per tutta l'area. Va bene? Definitiva. Allora, io dovrò cercare di capire se c'è la possibilità di avere un finanziamento per riuscire a creare un ponte alternativo, se non è possibile farlo. Se non è possibile farlo, cosa possiamo fare? Perché non è che potete stare in questa condizione in futuro. Va bene? Io ci metto una faccia, vado dagli enti preposti e cerco di capire e di insistere a farli capire. Detto questo, finché non torno con una risposta, sono parole. Quindi io mi impegno. È molto pericolosa. Capisco che i lavori vanno fatti a Ponte Buriano, ma l'alternativa doveva essere o sistemare questa strada, perché manca veramente l'asfalto, è stato fatto delle toppe e basta, non è che è stato rifatto, è stata allargata leggermente, sono state tagliate le piante, i lavori sono stati fatto qualcosina per far vedere dopo la chiusura del ponte Buriano l'anno scorso. L'alternativa è veramente pericolosa. Ci sa questo disagio che fra le altre cose non hanno fatto nemmeno un'alternativa di strada adeguata, perché quando si incrociano due pullman, perché purtroppo ci sa anche quello lì il problema, non si passa più, si blocca in certi punti, specialmente in certe curve, in certi punti stretti della nuova, diciamo così, viabilità tra virgolette che hanno creato. È impossibile. È illuminato o è... Poco, pochissimo, niente, diciamo, zero. Dovrà essere, diciamo, valutato la messa in sicurezza, trovare il finanziamento e nello stesso momento anche studiare un percorso che porti a un ponte alternativo a Ponte Buriano in tempi brevi, comunque relativamente brevi, vista la burocrazia italiana e il fatto, che la complessità dell'operazione, il fatto che comunque le province sono a metà di un guado e bisogna capire anche dove andranno. Allora, il 16 dicembre il ponte riaprirà? Io ci metto il punto interrogativo. E poi, vogliamo commentare quello che è successo a Ponte Buriano? Allora, partendo dal primo punto sul 16 dicembre, dato che appunto ho fatto parte del precedente maggioranza al Consiglio Provinciale, credo che
se riapre sia dovuto al fatto del termine dei lavori che la ditta ha l'obbligo di terminare entro il 31 dicembre 2018. E poi la decisione di riaprirlo sta alla Presidente e ai tecnici ove verifichino che il ponte è sicuro per il passaggio di auto e altri mezzi. Sulla manifestazione, vengo al secondo punto, che c'è stata a Ponte Buriano, un incontro pubblico, tra l'altro in un orario poco significativo, insomma alle 11 di mattina non tutti i cittadini possono partecipare. Credo che si è andati lì con un po' troppa sicurezza, dato che si veniva, magari si poteva vantare, prima c'erano loro che ci ripetono in continuazione, ormai in tutti i comuni in cui la destra governa, ma poi al punto di dover dare risposte ai cittadini non sanno quello che dire, e chiaramente quando non sai quello che dire ti innervosisci e puoi attuare delle decisioni o comunque sia delle reazioni un po' come minimo scomposte. Ovviamente, insomma, lei poi si assumerà tutte le responsabilità di quello che dice, perché abbiamo detto che non è una donna delle istituzioni, abbiamo detto, insomma, quindi affermazioni anche abbastanza importanti, però insomma. Io ho detto molto tranquillamente, non ho mi confesso nessuno, ho solo commentato di atteggiamenti, okay, e di comportamenti. Allora, io vorrei cambiare argomento. In questi giorni Arezzo, la città del Natale, e quindi tutte le luminarie, la ruota panoramica, e quindi una grande attenzione, diciamo, agli aspetti ludici della città. Nello stesso tempo Arezzo non ha un dormitorio, e mentre per gli ultimi, o perlomeno a scarsità di posti, e soprattutto ho sentito un'intervista dell'assessore Tanti che diceva che la scelta di non avere un dormitorio ad Arezzo era perché si rischiava in questo modo che il dormitorio fosse attrattivo e quindi si potessero richiamare quindi disgraziati, diciamo, da altre zone. Allora vorrei chiedere al nostro ospite cosa ne pensa di questi due aspetti. Cioè, verrà aperto il 1 dicembre, se non sbaglio. Il 3 dicembre, da quanto viene riportato. Ecco, su questo purtroppo è una tematica, dato i recenti fatti di cronaca, che diventa anche un po' complicato parlarne, perché come ci sono stati comunque sì anche alcuni decessi senza fissa dimora, in particolare due, di cui uno l'ultimo a Campo di Marte. Per cui da questo punto di vista io credo che anche in virtù di questi episodi un ripensamento al di là della questione ideologica che era stata detta in precedenza, che Arezzo non deve diventare attrarre i senza fissa dimora da altre realtà. Questo pur avendo un possibile fondamento prima, ora che ci sono stati questi casi di dimostrazione che, insomma, che se non si apre un dormitorio si possono verificare malori o comunque sia delle situazioni critiche, dovesse portare l'assessore competente a una riconsiderazione, che ho fiducia che in parte possa essere assunta io. Dagli ultimi sviluppi, anche a seguito di una maggiore pressione attuata, di un incalzamento su questo, devo dire la verità, non portato avanti non solo dalla minoranza ma anche dalla società civile, si possa, attraverso anche l'utilizzo di un maggior numero di volontari, aprire il dormitorio il prossimo anno in un periodo precedente a dicembre. Ma tu condividi l'idea che non si apre un dormitorio per non essere attrattivi? No, non la condivido, non dico che non la condivida, dico che un buon amministratore, un buon politico deve anche mutare le sue idee, che erano queste, quelle che come te giustamente riportavi, che l'assessore cita, in virtù di nuovi elementi. Cioè il tuo parere deve cambiare, adattarsi. Ah, ecco, tanto per essere chiari, tu fossi te maggioranza, terresti un dormitorio aperto tutto l'anno, indipendente, senza preoccuparti, certo, se è attrattivo o no, ma per dare un servizio agli ultimi o no? Certo, io lo terrei aperto, ma il problema non è che comunque sia nella città di Arezzo, non è che scompaiono, non è che diventano invisibili queste persone durante il corso dell'anno. Dormono in altri posti. Tenere aperto il dormitorio è una risposta che non vengono. È un modo, diciamo, secondo me è un modo un po'
abietto di nascondere la polvere sotto il tappeto, ma questo si sta parlando di esseri umani. Certo. Certo. Quindi io credo, un minimo di umanità. Io credo che un dormitorio dovrebbe essere aperto tutto l'anno, perché ci può essere chi ha bisogno anche d'estate, perché anche questa idea io la vedo veramente, mi dispiace che l'assessore si esprima in questi termini, ma uno io l'ho vista, ma voglio dire, il dormitorio, cioè sembra che perché è freddo allora gli si apre il dormitorio, ma perché se uno d'estate dorme in mezzo a una strada noi è bello saperlo. No, che poi cioè io credo che un dormitorio si possa, debba essere utilizzato e possa servire tutto l'anno. Lasciamo stare che magari è più facile dormire all'aperto d'estate che non d'inverno. Cioè, d'estate ma non si muore. Io credo che una società civile, se abbiamo le risorse per fare, ripeto, io credo che dovremmo vivere in una società, e soprattutto da un punto di vista sociale, inclusivo. Quello sì che dovrebbe essere inclusivo e anche verso gli ultimi. Va bene che si facciano le luminarie, tutte le iniziative per anche qui essere inclusivi al massimo, portare turisti, però io credo che un'attenzione agli ultimi vada data e sia inaccettabile che si ragioni in questi termini, che mi si dica che certo, insomma, perché si parla di persone in carne ed ossa, insomma l'umanità no, dovrebbe animare. No, che poi si debba aspettare, quello che dicevi anche te, ma che si debba aspettare che arrivi il freddo, perché io ho sentito anche qualcuno che ha detto, dice ma forse non verrà il freddo, l'ho visto, sembrava oramai, ora invece improvvisamente è arrivato, acceleriamo, mi sembra una cosa molto grave. Certo. Io credo che le persone andrebbero fatte dormire in un posto adatto per dormire, invocato a quel servizio lì. Sempre, e quindi non vorrei vedere mai nessuno che dorme in mezzo a una strada. Ora, il dormitorio, memoria storica, da chi è stato aperto? Allora, dovrebbe essere stato aperto, in precedenza aveva una gestione meno sotto il controllo comunale, dalla Caritas di Arezzo. Sì, ma amministrazione Ghinelli? No, amministrazione già c'era Fanfani. Ecco, faccio questa domanda. Però perché è cambiata la modalità di gestione. Ecco. Ora è più sotto il controllo comunale, che ha dato una struttura apposita dell'amministrazione, certo, adeguandola. Ecco, perché? Perché, come dire, da chi si professa di sinistra, immagino che possa venire un po' l'orticaria nel vedere che, insomma, certe politiche, ecco, non vengono attuate. Ma se non vengono attuate da chi, ovviamente, è a te avverso politicamente, vabbè, cioè, è dall'altra parte. Se invece non vengono attuate da chi, invece, è dalla tua parte, forse l'orticaria aumenta. Allora, io vorrei capire da Donato Caporali come ci si sente da uomo di sinistra a vedere il non fare dalla parte dei suoi. Però glielo chiediamo, anzi gli facciamo rispondere dopo la pubblicità. Allora, eccoci qua, seconda parte di A Tu per Tu con Donato Caporali, consigliere comunale, consigliere provinciale, che non ha timore, e di questo lo ringraziamo, nel davvero esprimere quella che è la propria opinione su alcuni fatti, su alcuni comportamenti, come ad esempio, l'abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, quello che è accaduto a Ponteburiano con la neopresidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. Detto questo, però, tornando ad esempio a Ponteburiano, è vero che non si può, come dire, rimpallare le colpe, però, insomma, voglio dire, tanti anni di sinistra lì non si sono visti, quantomeno dal punto di vista degli interventi. È vero che è stata la Regione Toscana di sinistra a stanziare i primi 700.000 euro per questo intervento, ma è anche vero che veniamo da X anni del, purtroppo, del nulla, e poi le condizioni di questo ponte sono quelle che sono. Quindi questo mea culpa dentro la sinistra, lo vedremo mai vero e sincero? Secondo me le probabilità non sono molte, perché si tende a, purtroppo, e questo me ne dispiaccio, a non fare autocritica su Ponteburiano. È solo una delle tante questioni. Sì, assolutamente. Che non vede l'analisi e l'autocritica verso quello che si può essere sbagliato e a eventualmente correggerlo. Questo è, credo, una delle principali problematiche che affliggono non solo il PD, ma la sinistra in generale italiana storicamente. Credo che però il metodo debba cambiare e spero che sia l'occasione, anche a seguito delle dimissioni del segretario provinciale del PD, di fare una seria analisi e che non diventi le dimissioni del segretario l'ennesimo capro espiatorio con cui si lava la coscienza. Ecco, quindi insomma, se questa sinistra, diciamo in senso globale, vuol tornare a essere protagonista della scena politica,
sia locale ma anche nazionale, bisogna che si dia una mossa, perché l'anno prossimo si rinnovano diversi consigli comunali, diversi sindaci verranno nominati, tanti già ne sono stati persi dalla sinistra, quindi questo territorio rischia, da un punto di vista provinciale, vabbè, secondo me ci siamo già, perché poi la neopresidente è di centrodestra, ma anche da un punto di vista regionale, perché dobbiamo pensare anche a quello, insomma, questa Toscana rischia di diventare da rossa a un colorino un po' diverso, insomma. Certo, ecco. A parte lo è già, se si pensa che pensa che abbiamo già perso 8 capoluoghi di provincia, questo è già successo. E purtroppo questo accade quando non perdi il contatto con le persone, con la gente comune, quando magari ti rifai a un altro tipo di visione della società che non è quella che le persone chiedono. E questo purtroppo piano piano questo ha stufato anche nelle roccaforti, ma non solo in Toscana, se va a vedere nelle Marche, in Umbria, sì, che erano, e anche in Emilia Romagna, le regioni sorelle, le famose regioni rosse. Sì. Questo metodo, perché è un problema di metodo principalmente, in quanto non si coinvolge più nessuno. Si è perso il contatto con le persone reali, in carne ed ossa. Ad esempio, desta perplessità, a me l'ha sempre destate, io raccolsi le firme insieme a tanti altri per chiedere le primarie all'interno del Partito Democratico, candidando il professor Modica, rispetto all'attuale presidente Rossi. Queste primarie ci furono negate. Noi abbiamo sempre contestato la riforma sanitaria, ma non solo quella attuale, perché questa visione rossiana, granducale, viene da lontano, viene in un'ottica di accentramento non solo della sanità, ma sui rifiuti è stato fatto simile, perché le aree vaste sono preludio di una gestione unica, come un po' stanno cercando di fare sull'acqua. Questo ha creato purtroppo delle gravissime questioni all'interno dei territori, pensa a Casentino, la Val Tiberina, ma non solo, che hanno portato a un distacco anche del nostro elettorato, delle persone che storicamente ci sostenevano, da quello che è il nostro partito, la sinistra in generale. E purtroppo oggi diventa molto tardi anche per autoriformarsi, diventa difficile, però è un passo che almeno va provato a fare, perché se no rischiamo veramente, è l'ultima campana questa, siamo all'ultimo giro, perché se no da qui al 2020, ma già dal prossimo anno sarà molto difficile. Quello che mi dispiace è che purtroppo in tanti territori, e questo lo dico perché conosco tanti amministratori dei comuni della provincia di Arezzo, a seguito di decisioni sovraordinate, cioè di un livello regionale che non l'ha condivise né discusse, paghino le conseguenze anche alcuni bravi amministratori che nonostante tutto ancora abbiamo nei territori. Ma perché non sono stati ascoltati? Questo è il problema, è di metodo di assunzione delle decisioni, in quanto non si passa più negli organi deputati ad assumerle, vengono calate dall'alto. Senti, ma in questo momento il PD a livello locale, ma anche a livello provinciale e regionale, cos'è? Cosa esprime? Cioè, quindi la gente come lo percepisce? Lo percepisce come un'alternativa credibile, vera, oppure non lo percepisce come si sostiene in nessun modo? Cioè, lo percepisce oramai come qualcosa che non esiste più? Questa domanda è una domanda che deve porre innanzitutto le riflessioni a tutti gli attori in campo, perché già che una domanda di genere venga espressa, insomma, vuol dire che nella percezione generale che te rappresenti il PD non sia più presente, per cui questo dovrebbe indurre a fare l'autocritica che io ti dicevo, perché attualmente, e anche a me, io concordo con te, perché poi frequento i bar, frequento le persone più disparate, viene fuori questo discorso che non si riesce a rappresentare un'alternativa o al governo nazionale o a livello regionale, dove ancora governiamo, non riusciamo ad esprimere veramente un collegamento con quella che è la base, cioè c'è stato questo distacco enorme. E allo stesso tempo anche tutte queste serie di questioni che non sono state, su cui non siamo riusciti a fare autocritica, ci legano anche a non rappresentare poi un'alternativa nei territori adeguata dove magari siamo minoranza. Bisognerebbe fare un'autocritica sul passato, una cesura. Sì, però ora, per esempio, te sei nel consiglio comunale
Io onestamente faccio una critica, io non mi sembra che questa giunta abbia un'opposizione, cioè si percepisce continuamente che eventualmente l'opposizione ce l'ha all'interno la giunta, perché magari c'è Rossi o la Mary Cornacchini che possono creare qualche problema, ma problemi l'opposizione non glieli crea, cioè voglio dire, non si vede né una manifestazione, né un presidio, né niente, cioè mi sembra che veramente, ripeto, i cittadini, che chiunque, non vedono, so, se c'è un problema, io non credo che ci sia qualcuno oggi, un cittadino che ha un problema, che va all'opposizione a cercarla, di guarda, abbiamo questo problema, aiutateci. Come dovrebbe succede? Fare? No, qualcosa, ad esempio, sui grandi temi succede, ad esempio, caserma della Polizia Municipale, il Centro Unico di Cottura, il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ancora... su qualcosa ancora riusciamo. Il problema è che non riusciamo a comunicarlo efficacemente per i problemi che ti dicevo prima, il dottor Ralli. Non riusciamo a comunicarlo adeguatamente perché veniamo, come ho detto anche prima, da un passato in cui veniamo ritenuti parzialmente credibili, perché bisognerebbe esercitare, per riconquistare secondo me la cittadinanza e riconquistare il rapporto con loro, veramente un percorso che riparta dalla base e condivida con loro le scelte, coinvolgere maggiormente la cittadinanza, perché un discorso è l'attività consigliare, che può essere anche fatta, però un binario parallelo deve essere quello del, un po' come è stato il precedente mandato di opposizione dal 99 al 2006, è vero che erano di più all'allora maggioranza Lucherini, erano più attivi. Forse bisognerebbe tornare anche a riattuare quei metodi di maggiore coinvolgimento della popolazione, raccolte firme, più rapporto con la base, magari meno social, ecco. Esatto. Senti, un'altra domanda, un altro aspetto. Allora, l'attuale maggioranza fu molto abile in questo, sia già precedentemente alle elezioni, a creare all'interno della città la convinzione che oramai il degrado, la pericolosità, la violenza era talmente cresciuta che serviva una svolta, quindi serviva una svolta un po' più di polso, e io mi ricordo tutti i le raffigurazioni del degrado di carta nei vari angoli, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che in questo la destra è molto abile nel far credere alle persone, far percepire questa situazione di pericolo anche quando non c'è. Però poi mi sembra che un po' gli si è ritorta contro, perché la gente, soprattutto che vive a Saione, che vive in quelle zone, è arrivata alla destra, ma non mi sembra che la sicurezza sia migliorata. No, ma soprattutto adesso si dice, è colpa della stampa che, come dire, accentua, sì, certo, troppo i fatti che accadono. Allora, c'è sicurezza o non c'è sicurezza? C'è problema o non c'è problema? Insomma, facciamo un pochino Voglio dire, ora anche questa diffusione dello spray al peperoncino, cioè se prendi la tessera della Lega ti danno lo spray al peperoncino, sembra che tutte le donne, io sento parlando, è una mossa direi molto intelligente, perché c'è la violenza sulle donne, no? Che è molto forte, ma che ahimè spesso è domestica, cioè avviene all'interno delle famiglie, tutte queste donne che vengono uccise purtroppo, questo tutto è un problema veramente all'interno delle famiglie, ma anche dei rapporti, persone che si lasciano, non è che sono rapporti tra estranei, tanto per essere chiari, però le donne si muniscono tutte di questo spray al peperoncino, perché sono tutte convinte che come escono di casa verranno violentate da qualcuno, cioè questa è una sensazione che è sempre più forte. Certo. Ecco, quindi diciamo che come mossa di marketing va benissimo, però il problema del femminicidio è qualcosa di diverso, ripeto, spesso è all'interno delle famiglie, sì, sì. Si vede tutti i fatti di cronaca. E anche molti di questi reati vengono compiuti da italiani. No, ma a parte quello... No, però è un altro aspetto collegato... Il peperoncino lo puoi utilizzare anche contro gli italiani. No, ma il problema è che col tuo ex fidanzato, sicuramente se lo incontri, non pensi di portarti dietro né la pistola né il peperoncino. Cioè, magari lui è malintenzionato, cioè, capito? Ma sicuramente. Questa storia della sicurezza è venuta fuori in Consiglio Comunale, prima per un verso, poi invece... paradossalmente per un altro. Sì, sì, è venuto fuori prima, come giustamente ricordava... David, è venuta fuori
prima durante la campagna elettorale, anche lì usando secondo me toni di chi non è adatto a governare le istituzioni. Non puoi creare allarmismo sociale in modo così eccessivo e creare una percezione di città insicura, perché la tua città cui ti devi volere bene, non gli puoi gettare in modo così per elettoralistico addosso il timbro di una città malfamata, insicura, perché sennò poi quando sei al governo con questa cosa ci devi fare conti. Non è che la percezione dei cittadini la smonti tanto facile. Se cita un proverbio cinese, una volta cavalchi la tigre non puoi più scendere, se no la tigre ti mangia. Loro sono finiti in questo, loro non hanno fatto niente, ma perché è molto difficile, e Arezzo è tranquilla rispetto a tantissime altre città italiane, prima e anche ora ancora rispetto a tantissime altre realtà è una città in cui non ci sono tutti questi fenomeni. Infatti poi dopo si va a vedere la classifica dei reati che vengono compiuti, Arezzo è una di quelle dove vengono compiuti di meno, è in calo. Bisogna vedere quanti ne vengono denunciati. Anche, certo, ma questo vale per tutte le città. Sì, sì, per carità. Cioè, vale per Arezzo, sì, come sì, vale sì, per Siena, sì, vale per Perugia. L'incertezza della pena è nazionale, però, non è ovviamente... Questo vale per tutti, per cui se ad Arezzo ne denunciano meno, magari anche dall'altra parte. Quello che dico io è che, avendo alimentato questo malcontento, poi si è trovata a non avere strumenti. Chiaramente quando sei all'opposizione ti fa gioco creare la paura, l'insicurezza, il terrore. Ma vedi, io su questo credo che ci sia un limite. Secondo me andare troppo oltre, poi dopo ti trovi una città che non puoi più gestire, più screditi le istituzioni come è stato fatto, sì, però, meno cittadini avranno fiducia in esse. Guarda, anche a livello nazionale mi sembra che Salvini cominci a avere qualche problemino, proprio perché non è più in grado di ergersi a baluardo di tutti questi sbarchi. Ora ne sbarca più nessuno, oltretutto mi sembra che e quindi anche quella carta gli viene meno, capisci? Che quindi quando sei all'opposizione, se tu nella collettività in genere la convinzione che siamo in una situazione di estrema pericolosità, è chiaro che la gente a quel punto va a scegliere quello che perlomeno gli dà l'idea che userà il pugno forte e che rimetterà le cose a posto. E dopo però quando quello è a comandare e non fa nulla, evidentemente infatti è quello. Ascolta, ti voglio chiedere che chiusura, sì. Ma su quello che ne dovrebbero pagare le conseguenze, ma secondo te come mai è stato si sceglie, viene scelto di portare la caserma dei carabinieri in quel punto? I vigili urbani. Allora, i vigili urbani, la questione annosa riguarda era stato previsto da anni il trasferimento della stessa, la proposta che c'era era nell'area ex manutenzione in via Tagliamento. Poi questa giunta ha deciso inopinatamente, assumendosene tutte le responsabilità del caso, di trasferirla in un altro immobile situato in via Fabio Fizzi, che è una zona francamente compresa tra via Vittorio Veneto e anche via Fabio Fizzi, molto stretta. Il Pionto, un'altra parte, è una... Di chi è di proprietà quell'immobile? Attualmente credo sia già stato acquistato dal Comune di Arezzo, in precedenza era della diocesi. Ecco. Ma ho sentito che parlava di... Se l'hanno acquistato loro, perché loro hanno... Ma l'acquisto è passato in consiglio comunale? No, perché appunto non è molto chiara la questione. Perché hanno il sindaco che diceva hanno un che leasing in costruendo. Loro hanno adottato la modalità del leasing in costruendo. Okay. Che la proprietà si pensa che venga acquisita successivamente al termine di questo leasing in costruendo, al termine della ristrutturazione. Quindi non deve, diciamo, dal punto di vista formale adesso passare in consiglio comunale. Vediamo questo, se passerà tutti i pareri tecnici, il leasing in costruendo, probabilmente questo passaggio non dovrà essere fatto, anche perché... Ecco perché l'ha voluta portare in consiglio comunale? Che problemi c'era a portarla in consiglio comunale? Perché ancora non è definita, c'è stato anche un dibattito abbastanza lungo con un atto di indirizzo. Esatto, che praticamente io ero presente a questo consiglio comunale, sì. Uno dei più scoppiettanti dal punto di vista giornalistico, è il consigliere di Forza Italia, Federico Scapecchi, sì. Se non sbaglio, ha sostanzialmente sposato l'atto di indirizzo di... del Partito Democratico, Romizzi e 5 Stelle. Quindi praticamente maggioranza e minoranza hanno... Sì, in parte alcuni, quindi però alla fine... nemmeno le file della maggioranza sanno cosa sta succedendo. No, lo sanno, ma non sono d'accordo.
secondo me. Parzialmente, secondo me, ci sono delle spaccature al loro interno, esatto, su questa questione. Cioè, Forza Italia, insomma. Alcuni, ma non, ma diciamo, è più diffuso. Cioè, non solo Forza Italia, diciamo, delle singolarità sono, perché poi un'altra parte di Forza Italia l'ha votato. Per il, esatto, sì, il senso di quel lato di indirizzo. Senti, era ripensaci. L'ultima cosa che siamo in chiusura. Cosa passato. Ne pensi di Arezzo, città del Natale? Ma io ti devo dire su questa cosa, rispetto a tante critiche, la vedo come una risposta non tanto culturale, ma secondo me turistica, fa dei numeri che non gli si possono contestare. Quindi, devi andare sulla ruota, fattene no, una ragione. Quindi secondo me, se loro è una, rispetto ai costi che sostengono, è molto più la ricchezza che con questo tipo di attività hanno portato in città. Poi basta, appunto, per tornare al PD devi ascoltare la gente. Se vai ad Arezzo, quasi nessuno ti critica questa città del Natale. Se te come PD pensi di fare opposizione anche a questo, sei uno che non ci ha capito niente. C'è in questa altro, città. Insomma, su cui fare. Esatto, su, ma, magari gli aspetti altre manifestazioni culturali, però ma non solo culturali, ma insomma in generale che avevano una tradizione, eccetera, secondo me non un po' dimentica. Io non è che critico la città del Natale, ma dico altre manifestazioni non hanno avuto un supporto che meritavano in questi ultimi tempi. E quindi sicuramente questa è molto inclusiva, è molto attrattiva per la gente e va tutto bene quando Arezzo vive e porta soldi per chi svolge attività. Insomma, ben venga. Caro Arezzo, gira la ruota. Io sono d'accordo con te, sugli aspetti culturali hanno delle mancanze, perché? Però sono due assessorati, due fondazioni differenti. Quella della città di Natale è organizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour, che è quella che ha in carico il turismo, per cui non può essere inquadrato come, completamente come evento culturale. Semmai è la Fondazione Cultura, l'ex Fondazione Guido d'Arezzo, che non fa quelle politiche che te dicevi e non valorizza le manifestazioni a cui ti riferivi, che in precedenza hanno avuto un risalto. Però erano manifestazioni più culturali, più di peso. Sono due, secondo me, aspetti differenti, non confliggenti, dovrebbero essere fatti entrambi, invece ne viene fatto uno solo. Beh, allora, gli argomenti sono tanti, sicuramente avremo modo di risentire Donato Caporale in un'altra puntata di A Tu per Tu. Ci dobbiamo fermare qua e come sempre l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti, grazie dell'ascolto, alla prossima. Grazie a tutti gli spettatori.